Forni di Sopra invasa da un esercito di piccoli sciatori per la 33esima edizione del trofeo Biberon, gara di sci alpino organizzata dallo Sci Club 70 di Trieste, che ha richiamato bambini da tutta la regione, ma anche dal Veneto, dal Trentino Alto Adige e dai paesi confinanti. Quest'anno con una novità, il servizio di Andrea Rinaldi. Nato con l'obiettivo di avvicinare le nuove generazioni agli sport invernali, il trofeo Biberon edizione 2017 fa segnare il record di iscrizioni. Con 600 bambini d'età tra i 7 e i 12 anni, la manifestazione quest'anno si è sdoppiata. Oltre alla tradizionale gara di sci alpino, si è aggiunta anche una prova di sci nordico. Sulla pista cimacuta di Forni di Sopra, le nuove leve dello sci sono scese con tenacia e determinazione, una passione nata nel proprio ambito familiare. Grazie ai miei genitori che mi hanno portato in pista di plastica da Uresina per fare dei corsi per dopo andare a sciare. Poi da là è nato l'amore per lo sci. Un divertimento, quello sugli sci, presto trasformato in un qualcosa in più. Mi sono avvicinato a questo sport perché mi piaceva molto, mi appassionava, e allora sono andato a fare agonismo. Un'esperienza che aiuta la crescita non solo sportiva delle nuove generazioni. Sicuramente poi aiuta molto a maturare, a affrontare difficoltà della vita in un'altra maniera. È un sport all'aria aperta che fa bene. Con gli sci stretti di fondo ha debuttato ufficialmente anche il Biberon nordico, disciplina che in questi ultimi anni ha sofferto, soprattutto tra i giovani, di un calo di interesse. Non è facile attualmente riuscire ad appassionare bambini a uno sport di fatica, ma vedo che i nostri ragazzi friulani si distinguono anche in questo, quindi mi fa veramente piacere, soprattutto perché vuol dire che abbiamo dei tecnici o dei maestri che gli avvicinano a questa disciplina